qui a Villa Bianca, non dico la zona, però l'ho fatti tanti dei video qui, delle produzioni video, specialmente l'ultimo video ho documentato l'ingratitudine del vandalismo. Purtroppo qui c'è stato un abbandono non indifferente che ha portato tutto allo sfascio, però quello che ha portato alla distruzione totale è il vandalismo. Il vandalismo io lo abolisco proprio del tutto, perché mi dà proprio fastidio a vedere tutta sta distruzione, tutta sta cattiveria verso le strutture abbandonate. E non bisogna mai fare vandalismo in delle strutture abbandonate. Massimo puoi spaccare 2-3 butie, 100 butie, le butie se può pure spaccare, tanto è tutto abbandonato. Però a spaccare i sanitari, a spaccare i mattò, a spaccare i muri, a spaccare le statue, non va bene, perché può essere pure che in futuro si può ripristinare la villa o la casa che sia. Guarda sta statua tutta rotta, va. Uno che mi guarda il video dice: ma te, a me chi me lo dice che non li spacca da te la statua? Te lo dico io, perché non mi metto lì a spaccare le statue, i sanitari o i muri. Te lo dico io, adesso mi sta a pizzicare un casino di zanzare. E nel 2014 la mia prima produzione dentro sta villa, passando da qui, questa persiana era aperta, semi aperta, quasi aperta di notte, boccando dentro c'era un cotechino bianco grosso un bel po'. Forse era la manifestazione dell'ex padrona di casa defunta. Poi in un secondo momento è defunto il proprietario. Non so se era un industriale o un banchiere di Macerata, non lo so, però è defunto. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Qua c'è un'amica mia con il suo marito, i miei due miei fan che provengono da tanto lontano, mi è venuti a trovare. E adesso ne approfittiamo per sperimentare un'altra volta sta villa, che io l'ho sperimentata 3 volte, anche se non vi può fregare meno, dopo andavo tutto perso, però i video li rimetto su ancora, chi è che li vuole vedere, basta che il titolo è Villa Bianca 2014, 2015, 2016, mi sono fatto pure una stufata di questa villa, però vale la pena sempre a visitarla, perché è bellissima. E purtroppo, come tu hai detto prima, il vandalismo mi disturba un bel po', mi fa incazzare. Allora adesso entra dentro i miei amici qui, intanto riprendo questo stagno, qui sta piscina è diventato uno stagno, acqua stagnante che ha formato le canne, un canneto, guarda un po' anche il canneto, tanto l'acqua si mucchia tutta lì in fondo, in profondità. Intorno c'è un parco immenso, è la prima volta che ci viene pure mio figlio qui presente, guarda un po', mi stante le spalle, vi saluta pure. Adesso boccamo dentro la villa del conte, guarda un po', guarda, sembra la villa de Cosoli, de Casper, guarda. Guarda, però la vedete tutta vandalizzata, capito, distrutta, carta da parati antichissima, guarda che roba, e poi questa era carta da parati vellutata, è bellissima, questa villa era una villa proprio piena di lusso, lussuosa al massimo, invece dopo... il vandalismo, come ti ripeto, ha spaccato tutto hanno spaccato, una squadra dei ragazzi delinquenti, impauriti, con la paura, col culo stretto, manco un ago c'è buccante il culo, di quanta paura c'avene per buccare di notte, eppure hanno voluto sfidare la sorte a buccarci di notte, la paura se li mangiava, hanno aperto tutte le finestre, hanno distrutto tutti i sanitari, tutto quanto, hanno impaccato con la paura che si ritrovano, ma fateci buccare a me che non spacco niente, massimo posso spaccare 3-4 butie e non rompo niente, fa il documento e basta quello, no? Perché dovete spaccare tutto? Delinquenti! Peccato sta povera villa, guarda. Adesso entriamo dentro qui. Ah, devi scendere? Vabbè. Non ci passo da queste porte. Ci hai visto che c'è il marmo per terra? Fighissimo. Però mi sta a pizzicare un casino di... Guarda, sbassa la testa. Mi sta a pizzicare un casino di zanzare, babbo, un telegambe. Ma che qui era la sala da ballo. La sala da ballo? Sì, guarda, hanno spaccato pure il lampadario. Era bellissimo sul lampadario. Bellissimo, chi c'era? Dopo ci ho messo un tavolo lì per mangiare le salsicce, io mi ero autoinvitato. Chi i quadri l'hanno rubati, guarda, hanno strappato tutte le tende, tutto. Non c'è più niente, non c'è più niente, vabbè. Io avevo chiuso le persiane, lo sai perché? Perché avevano aperto tutto, perché? Perché, però per fare le foto bisogna aprire, e così c'è più luce. Perché ho chiuso?
perché così i muri non si rovinavano velocemente col tempo. Tanto l'umidità rovina tutto. Guarda, guarda qua, questa stanza era bellissima, era. Guarda cos'è diventata, lo spascio. Uno spascio, va. Chi c'è? C'è il B? C'è il B lì? Ah, no, no. C'è tutto rotto, hanno spaccato pure l'armadio, Chio. Ha pure l'armadio. Là c'è la cucina, eh. Là c'è la cucina. Adesso con babbo saliamo. Guarda un po' che tende belle. Adesso saliamo nella camera da letto del conte. E dove, guarda, ne si è portati via su pezzo chi di legno, guarda. Si è portati via, lo sai co? I ca levrieri. Levrieri, questa è famosa, chiamano la villa dei levrieri proprio perché c'è questa. È vero, Ela. Ela mi ricorda i levrieri, che il ferro battuto qui c'era proprio la raffigurazione dei cani levrieri. Infatti le potevamo vedere lì i levrieri. Solo che qua c'era il pomello proprio a forma di levriero e l'hanno rubato. Vedi? I vandali. Sì, i vandali hanno strappato pure la luce lì. Le tende color merda anni 40 l'hanno strappate tutte. E la porta là è del paperon dei paperoni, mi pare là. Guarda, tutta la carta da parati strappata. Guarda che schifo, ah. Che gente, che peccato. Guarda che belle cosuli, oh. Soffitto, capri, guarda che soffitto è bello. Ti piace il soffitto? Conte, sei qui ancora? Sei qui? Però ormai è un materasso in cielo. Ormai ha lasciato la casa perché non solo. Guarda, pure chi hanno rubato qui? Urla! Sì, tutto. Sono materasso nel bagno. Ma oh, lo sai che i letti era fatti? Era fatti i letti quando la prima volta che sono venuto, Tutto pareva proprio che ci campavano, ci vivevano. Guarda su mobile, chi l'hanno sventrato, fa un po' vedere. No, questo è ancora rimasto, guarda. Guarda che roba. Un mobile anni 10. E nammi se le tende chi. Dei calaggio, dei calà, dai. Calaggio, cala. Mette dentro con l'armadio anni 40, guarda. Orca miseria, così detto, una bestemmia. No, ho detto porca vacca. Porca miseria, hai sbattuto la testa. Madonna, con le porte. Porca miseria, Sono le porte dei nani. Dai, poggiati. No. Poggiati. Poggiate nell'armadio anni 40, guarda un po' che camino, questo è il camino anni 500, porca miseria. Da parati anni 10, color merda, però il camino è bello un bel po', è de marmo, vero? Che mascello qui, cos'è tutte queste butie? Cosa ci hanno fatto queste butie? Ah, la vernice, la pittura. Però ci sono stati i barboni. No, i vandali, sì, i barboni, i vandali. Marmo. Una? Pacchetti contro pacchetti, cagate contro cagate, un macello. Guarda un po' che pavimento qui anni 10. Dai, andiamo un po'. Oddio! È tutto. Sì, ma qui era pieno di roba. Guarda, hanno strappato pure il filo della corrente dal muro, la carta da parati. Guarda, i termosifò erano dentro il muro, vedi? Questo era di lusso di casa. Qua c'è la camera da letto. Chi c'è? Eccola, va. Guarda chi, guarda che roba, c'è pure la coperta, vedi? Hanno strappato tutto lì, non c'è più niente, tutto rotto qui, scurticato. Guarda un po' il demone. Ciao Gabi, ciao Matteo. Ciao demone, allora lì. Guarda che roba, tutto sbudellato qui per terra. Vedi? Il mobile a muro ha preso l'umidità, quando piove bocca dentro l'acqua lì. Ha rovinato tutto. Qua c'era qua, il termosifò, sì, guarda un po' il grosso. Visto? Com'era di lusso, Letto ancora, no? Sì. Oh, ma era proprio il. Oh, ma chi era perfetta? Era tutta intatta nel 2014. Spettacolare questa villa. Che cosa meravigliosa. Vedi, Ela è una mia collega anche dell'Urbex. L'Urbex. chissà quante sperimentazioni hai fatto pure tu, Vero? Sì. Confermi? Sì. Infatti su Instagram c'ha una grande passione, apposta ci avevamo la passione in comune, apposta mi è venuta a trovare, oltre che un'amica e tutto, mi è venuta a trovare perché ci abbiamo la passione in comune. Guarda un po' che specchio qui, specchio delle mie brame, guarda un po', hanno spaccato il lavandichi con cattiveria, vedi? L'hanno sbudellato, che peccato, qua tutto marmo, capi, tutto marmo, guarda, ti rendi conto il conte qui quando si faceva il bagno lì, il conte.
Guarda che spettacolo di marmo. Vedi? Tutto rotto chi? Che macello! Che diavoli! Andiamo là. E qua? Francis, vai a vedere là. Guarda un po' che roba. Chi vedi che specchio? Che specchio. Che pavimento qua anni 30. Guarda lì! Chi c'è stata una cova di api? Tutte morte! Tutte morte! Ora quante ce n'è, oh, chi per terra morte defunte! Guarda, i cosi lì, oh! Questi qui, le calamite anni 80. Per chiudere l'armadio. Vedi, guarda un po', questa qui è ricamato, oh, il ricamo intorno ai sportelli degli armadi, eh? Ah, chi c'è? Guarda lì tutto rotto! Qua il bagno, un altro bagno, qui c'è 10 bagni dentro sta villa. Guarda che roba, oh, le mattonelle le belle anni 30, il bagno tutto rotto. Anni paccallo. Ma c'è che delinquenziali. Un altro specchio. E qua un pezzo di legno hanno portato per spaccare qualcosa sicuramente. Che bello armadio, guarda, tutto ricamato, Capri, guarda. Guarda un po', guarda, vieni a vedere il ricamo. Vieni a vedere, guarda. Sì, vedi tutto ricamato questo armadio a muro. Guarda che spettacolo. Eppure sta villa l'hanno usata molto poco, ci hanno vissuto pochissimo. Un signore molto importante di Macerata, ho saputo. I pomelli dell'Ottocento, guarda lì, da zombie. Porca miseria. Hai visto la nostra domanda? Sì, è bellissima. Le porte proprio da zombie. Io quando sono venuto qui erano tutte porte chiuse nel 2014, no? L'ho aperte, tanto era aperte. La serratura era aperta, però era chiusa. Dimmi. Visto che specchio bello lì. Adesso non si sente, no, è svanito, è andato da un'altra parte. Però c'era. Sì. C'era. Ma posso vedere le foto, ci stavano un sacco di neri. Sì. Hai visto qui? La carta d'apparati è tridimensionale. Guarda che roba, è vero. Devo super moderne. Pensa tu. Adesso andiamo di sopra. Sì, se vado sopra qui il soffitto è alto, eh. Guarda un po' che spettacolo di scalinata. Questa è una specie di scalinata come la villa quella lì massonica di Porto Sant'Elpidio, che adesso ci hanno fatto un centro commerciale. C'ero andato io, c'era un Mercedes compresso. Che peccato che hanno bruciato tutto. Guarda un po' le scalette che va sul soffitto. Qui c'era la servitù, Capri. La servitù c'aveva? Veniva dal soffitto, si spugliava, chi se muore di caldo qua su, eh? Qua c'era uno sbocco di sangue una volta. Senti che puzza, non si riesce a respirare qua su. Che puzza, oh! Guarda che armadio. Il capicesso qui, tutto rotto, ora lì la merda! No, sì, sì, ora la merda anche quelle mani. Povera Villa Bianca. Hai visto qui che c'è il modem? Il modem per collegare la linea internet. Quindi ai primi del 2000 è stata abbandonata questa sicuramente, perché era tutta allestita bene quando ci sono bloccato. Nel 2014, io la prima volta che sono bloccato, era tutta immobiliata, tutta allestita, letto fatto, tutto quanto. Pare che c'è campagne. Ci è venuto una cagata pedra, un mega topettigna, oh. Guarda un po', va a cagarigna o la giunta il cornicchio pure io. Guarda un po' quante cagate là, qui in pesta, eh. E il pavimento è plastificato anni 80 questo qui, linoleum. Si chiama sta roba qua, come? Linoleum, non lo sapevo, sì. Guarda un po' gli armadietti della servitù, quanti ce n'è? Questi stavano lì. Sì. Andiamo, va. Io vado giù. Qua pure un altro po'. Hai visto che soffitta, Capri, enorme? E le puzzate qua! E nammi, sai che mi pesta. C'è le esalazioni qua. E le puzza!
è tutto un altro bagno, un controbagno tutto rotto. Comunque c'è un altro. Guarda, è uno sbocco di sangue. Qua per spaccare tutto, si è feriti e dopo ci hanno avuto i sbocchi del sangue. Vabbè, vado giù. Ah, qua giù si respira meglio. No, qua giù è meglio. Qua giù è meglio, sì. Povera villa, tutto l'abbandono più totale, la distruzione. Che roba. Qui c'era un lampadario bellissimo, stupendo, tutto andato perso. Andiamo giù, va. Qua c'è una... andiamo nella, nel terrazzo, Capri, nella terrazza? Andiamo un po' a vedere con babbo qui. Vedi che fine ha fatto il coso, il lampadario? Tutti i cristalli per terra, guarda. Visti i cristalli per terra? Quelli se li guardi con l'occhio, te fa tutti i brillamenti e vedi doppio. Guarda un po'. Guarda che terrazza qui, tutto marmo. Ormai è tutto rovinato, guarda che roba. Povera villa, guarda, c'era pure l'allarme, eh? Sì, un cristallo, fammi vedere a babbo il cristallo qui. Vedo 10 videocamere con questo cristallo. Eccolo qua, un altro. Ce n'è un altro qua. Aspetta, babbo, l'altro un attimo lì. Ti immagini se era un diamante quello lì? No, questo è bellissimo. Ci vive Mienò e 10 generazioni dopo di noi. Guarda che spettacolo qui, venivano su con una macchina di lusso, c'avevano tutto il parco intorno, alberi secolari, il garage, contro garage. Era un po' lo signore qua. Sì. Sì. Questa è una super villa. Che peccato. Sì, sì, infatti. Che peccato che è tutto abbandonato allo sfascio, tutti i decessi. È finito tutto, dai. A posto, l'usura, l'abbandono, la distruzione, il vandalismo e la delinquenza. Che merda!